Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata del Computer Museo, puntata che sarà sul gioco Tomb Raider 2. Ve lo faccio vedere molto velocemente che gioco è. Come vedete, la grafica non è quella di chissà che, anche perché questo gioco è del 1997 ed è veramente spettacolare. Io ci ho passato veramente l'infanzia e ci ho giocato però non questa versione, ma la versione per computer, quella che aveva tantissimi easter egg e soprattutto bug. Allora, diamo innanzitutto, ogni volta mi spavento perché vedo il disco ma è nero praticamente e quindi mi cago sotto perché penso che non è il disco vero, diciamo. Ok, partiamo con il gioco. Come sempre ricordo che io farò un po' di fatica a giocare anche perché lo sto guardando in diretta dal mio computer, soprattutto da uno schermo piccolo così e il computer è grosso così, ok? Così, così. L'utilità non lo so, non riesco a vedere con Video Deluxe Premium, anche perché adesso ho comprato una nuova scheda di acquisizione, la Magix Video Converter qualcosa, 39,99 €, soltanto che il problema è che questo programma lo fa vedere veramente in piccolo, quindi è proprio sconveniente come cosa. Vabbè, iniziamo il gioco. Tomb Raider 2. Scusate per magari il sottofondo un po' zzz, ma è così il gioco. Eccolo qua, Tomb Raider con 7 segmenti alle tette. Per farvi capire, vabbè, ovviamente non posso dire chissà che, anche perché il gioco è veramente, cioè, veramente semplice. Giochiamo innanzitutto. Carica partita, no, perché non c'ho la memoria inserita, anche perché sennò la mia ragazza mi spara perché li registro sul programma, cioè più che altro se li registro sul gioco. Adesso non so come si fa a partire sinceramente. Ho sparato a caso il primo pulsante, spero che sia quello giusto. Ah, è quello giusto, perfetto. Bentornato. Dopo Ciao. il primo lavoretto dell'anno scorso ho deciso di allestire questo campo di addestramento dove affinare le mie mosse e magari impararne di nuove. Ah, ok, no. Che cazzo ho disabilitato l'onda? Controller rimosso. No, non l'ho rimosso. Avevo solo premuto il trader. Per distanze più ampie avrò bisogno di un salto con rincorsa. Torniamo all'inizio. No, col cazzo che torno all'inizio. Ok. Per scalare verso l'alto, indica in avanti e tieni premuto il tasto azione. Io non c'ho la tastazione, non mi ricordo più qual è il tasto azione. Ah, il tasto X. Di il tasto X, no? Porca vacca, mi sono. Per completare con successo un salto, ho bisogno di allontanarmi quanto più possibile dall'orlo e prendere una bella rincorsa. Oppure puoi camminare fino al ciglio, saltare in avanti e premere il tasto azione per farmi aggrappare all'estremità opposta. Aspetta, girati. Ma scusa, si attiva la. Perché dice controller rimosso? Cioè, ragazzi, guardate sul video. Attivo analog, controller rimosso. Boh. Vabbè, continuiamo. Allora. Dai, che ce la faccio? Dai, dai, dai. Ok, capito. Per evitare di scivolare dai dirupi, puoi usare il tasto camminare. In questo modo starò molto più attenta a dove metti i piedi. Stai con te. Sembra un disabile. Per evitare di scivolare dai dirupi, puoi usare. Per distanze più ampie, Basta, avrò stai bisogno di un zitta. salto con rincorsa. Torniamo all'inizio. Ma no, quel cazzo torna all'inizio, ora ho capito come funziona. Per scalare verso l'alto, indica in avanti e tieni premuto il tasto azione. No. Per completare con successo un salto. Oh, ma Per stai evitare di zitta. scivolare dai dirupi, puoi usare il tasto Ma che camminare. poi non In è questo neanche la modo starò voce di molto più Lara attenta dove Croft. metto i piedi. Ma mi sembra un'ubriaca, se per quello. Scusate, ragazzi. Ma perché Per distanze più ampie avrò bisogno di un salto con rincorsa. Torniamo all'inizio. è dovuto tornare all'inizio se posso far veloce? Sì. Forse ci siamo stavolta. Allora, Per corre. scalare verso l'alto, indica in Uole. avanti e tieni premuto il tasto Uole. azione. Merda. Ok, adesso le cose si complicano.
devi effettuare un salto in corsa e premere azione per farmi aggrappare all'estremità. Per prendere un'esatta rincorsa, cammina fino al ciglio e quindi indica indietro per un breve balzo in quella direzione. In questo modo puoi trovare il punto di stacco ideale. Sono riuscito fino adesso a farlo funzionare quel tasto. Oh, ero riuscito. Avevo trovato un tasto per distanze più ampie avrò bisogno di un salto con rincorsa. Torniamo all'inizio. Ma mi sembra un ubriaco. Abbiamo trovato Lara Croft e gli ubriachi perduti, un nuovo gioco. Non compratelo assolutamente. Infatti io me lo ricordo molto più semplice per computer. Ma che cos'è sto continuo rumore? Qua arriva il servo. Chi è che arriva? Chi è poi? Scusi? Ah, cioè vuoi dire che era quello lì a far tutto sto casino, no? Okay. Mi muore il vecchietto. Ok. Quindi era lui praticamente quello che faceva il casino. No! Ok, adesso le cose. Hai rotto le balle però, potevo dire. Sì, sì, ok. Facciamo una cosa ragazzi, una cosa molto utile, ricominciamo il gioco ma facendo partire proprio la prima missione, anche perché sennò qua non finiamo più. Abbiamo visto la prima parte che è la parte teorica, ma sinceramente non me la ricordo com'era, e quindi iniziamo solo la prima missione. 61 minuti, cosa? Conti. Che è successo? In teoria dovrebbe partire il gioco, non ho fatto partire il gioco. Scusate ragazzi, intanto ho fatto effetto alla PlayStation, forse effetto rincoglionimento, boh. Vediamo se parte. Vediamo se ce la fa partire il gioco ora. Ok, prima non so per quale motivo non era partito. Ok, start, partito. Saltiamo perché sennò qua non ce la facciamo in tempo in 10 minuti. Credo che durerà un pochettino di più l'episodio, anche perché mi sembra giusto. Ok, Tomb Raider. Continua. E saltiamo e andiamo a giocare. Ok. Continua. Lo so che non ce n'è. Ma se uno vuole iniziare una cazzo di storia. Sonoro. Chiudo la schermo. Controlli. Casa di Lara. Ah, per forza dobbiamo fare casa di Lara. Che palle. Niente. Allora ragazzi, si conclude così la puntata. Mi dispiace per non farvi vedere proprio la parte arcade di questo gioco. Vi ho fatto vedere un po' di esempi di game. Vabbè, grazie ancora per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao!